Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo di Apple IIe Platinum, un home computer business computing prodotto da Apple dal gennaio 1987 sino al 15 novembre 1993. Tuttavia l'Apple IIe Platinum non fu mai venduto in Italia. Andiamo con ordine. In gennaio 1987 Apple produsse l'ultima versione di Apple IIe, che il marketing diede il nome di Apple IIe Platinum. Quali erano le differenze tra Apple IIe Platinum e la motherboard Release B degli Apple IIe? Ecco, uno, differenze estetiche nel case: c'era un grigio patinato rispetto a un grigio beige dei classici Apple IIe. Apple IIe Platinum c'aveva 128K di RAM saldati sulla scheda madre, a differenza dei 64K che c'erano sulla motherboard Apple IIe Release B. C'era poi la scheda 80 colonne di serie sull'Apple IIe Platinum, sulla motherboard, a differenza degli Apple IIe che dovevano usare il connettore AUX per avere gli 80 colonne. C'era infine una tastiera espansa con un grosso tastierino numerico. La macchina veniva venduta con un mouse in bundle. La scheda madre era stata compattata e resa più piccola, cambiando vari chip anche per poter far spazio al raddoppio dei banchi di memoria. Nonostante questa diversa ingegnerizzazione della motherboard di Apple IIe Platinum, i progettisti di Apple non pensarono, nemmeno questa volta, quindi Apple IIe versione Platinum, prima ancora c'era stata l'invenzione dell'Apple IIe partendo da Apple IIe Plus, che praticamente era stato migliorato creando Apple IIe. Ecco, nemmeno questa volta e nemmeno la volta precedente gli ingegneri di Apple pensarono di inserire un chip audio e video dedicati, così come c'era da tempo sul Commodore 64, per cui anche le capacità multimediali di Apple IIe Platinum erano identiche a quelle di tutti gli Apple IIe, ossia piuttosto vetusti. Però nel 1987 questa era una grave pecca per un computer. Andremo adesso ad osservare tre riviste italiane. Applicando giugno 1987, il listino di MC Microcomputer di febbraio 1987, quanto il listino di Microcomputer del dicembre 1987, in cui ci accerteremo di due cose. Uno, che Applicando non parlava del G Pascal per Apple II, nonostante vi fosse stata fatta la Ministero dell'Istruzione Italiana la Turbo Cata. Inoltre, da MC si apprende che non v'è proprio traccia nei listini di Apple Computer Italia nel 1987 di Apple IIe Platinum. C'era in vendita soltanto Apple IIgs oppure Apple IIc, quest'ultimo ad un prezzo folle, dato che Amiga 500 già aveva un prezzo molto competitivo. Poi, infine, andremo a esplorare il manuale utente di Apple IIe Platinum. Il link per scaricare il manuale di questo insolito Apple IIe lo trovate in descrizione. Giugno 1987. Applicando. Eccoci qua. Non andremo a sfogliare tutta la rivista, ma soltanto la parte dell'indice, che è quello che a noi ci interessa di più. Allora, scanner per Mac, fucina di font, un tenno, un giardino, poi si parla di software, file maker, quindi per Macintosh, parole chiave in campo inverso, semplice, però comunque queste pinte, roba di, diciamo, Apple Soft, segreti e trucchetti, Turbo Pascal per Macintosh, ecco, per Macintosh, Turbo Pascal, si parlava della Turbo Cata, ma è solo per Macintosh, ma il Macintosh non era un home computer. Poi un Mac per il Mac, vabbè, un altro articolo, un disco virtuale, Super Pointer, Excel Education, mouse per te, poi spazio applicosa, free software per Mac, Omnitrade, dischetti di Scherz. Ecco, non c'è traccia di un articolo o qualche cosa, di una rubrica o qualche cosa che fosse attinente a il Apple Pascal per Apple IIe. Si parla solo di Turbo Pascal per Macintosh, ma il Macintosh non era un home computer. Poi andremo a vedere
quanto costava nel 1987 un Macintosh. Inoltre qui Nelson Mario vi applicando si vede che non c'è nessuna recensione, nessun articolo praticamente per quanto riguarda il nuovo nato di Apple, l'Apple II versione Platinum, e nemmeno si fa riferimento a questo. C'è da dire che l'Apple II Platinum uscì, diciamo, da gennaio in America. Qui siamo già a giugno, siamo già a 5 mesi, ma comunque applicando non fa una parola dell'esistenza di Apple II Platinum. Andiamo a vedere cosa dice MC, che infatti conferma la totale assenza di Apple II Platinum. Microcomputer, febbraio 1987, un mese praticamente dopo dall'uscita in America di Apple II Release Platinum. Andiamo a vedere a botta. Ora, non c'è da attendersi che qui ci fosse stata una recensione di Apple II versione Platinum, perché quando è uscito praticamente il mese di febbraio, probabilmente questo con gli articoli l'hanno praticamente l'avranno preparato a gennaio, oppure addirittura a dicembre, oppure a novembre. Quindi non è pensabile qui di trovarci praticamente un articolo sull'Apple II, ma nella parte che a noi ci interessa, che è quella relativa a pagina 187 dei listini, ci doveva essere, perché erano aggiornati al mese di febbraio, e qui non si trova traccia di Apple II versione Platinum. C'è soltanto l'Apple IIgs che costa 1.700.000 lire. Sì, così, così si dovrebbe vedere a sufficienza. 1.700.000 Apple IIgs a 256k, 1.800.000 a 512k. Udite, 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 c'era sempre l'Apple IIc con 128k che veniva data a 1.100.000, un computer 8 bit a 1.100.000 nel 1987. Ecco, tenetevi forte, perché adesso andiamo a vedere quanto costava invece nel mondo Commodore, nella dimensione Commodore. Ecco, il Commodore 64 costava 399.000 lire. E poi vediamo un po', c'erano i PC. Commodore 128 450.000 lire, il 128B 1.100.000, no, l'Amiga ancora, ecco, Amiga 1000 costava 2.800.000, quindi costava indubbiamente di più di Apple IIgs, ma Amiga 500 ancora non era arrivato sul mercato. Comunque, cosa diversa sarà invece a dicembre, che adesso andremo a vedere. Comunque non c'era traccia nel listino di Apple praticamente Italia la presenza di Apple II e versione Platinum. Andiamo a vedere quello di dicembre, MC di dicembre 1987. Eccoci qui, andiamo a vedere a botta per quanto riguarda i listini, che testimoniano che praticamente dell'Apple II e versione Platinum non c'è praticamente nulla. Eccoci qui, ritroviamo l'Apple IIgs in versione 256k o 512, i pezzi sono rimasti immutati. Abbiamo poi, vediamo un po' se si Eccolo vede qui. Apple IIgs, i pezzi immutati, 1.800.000, solo in versione 512 era sparita la versione a 256k. Poi vediamo un po' se c'era il Macintosh, memorie, e dovrebbe essere sparita sempre anche l'Apple IIc. Vediamo un po', no, Apple IIc 128k c'era sempre, era dato niente un po' di meno che a 1.500.000. Andiamo a vedere Commodore. Eccolo qui, Commodore, c'era già l'Amiga 500 a 950.000 lire. Ecco, è evidente che 1.500.000 un computer 8 bit con 128k è da minorati di mente, quando c'era già l'Amiga 500 con 512k, sistema operativo a finestre, mouse e 512k e microprocessore a 24 bit. Ok, andiamo adesso a vedere praticamente il manuale utente dell'Apple IIe versione Platinum. Ecco il manuale dell'Apple IIe
128k versione Platinum. Già si vede che il look è completamente diverso, più squadrato, è sbiancato un po' per riprendere il colore dell'Apple 2GS. Ci avevano aggiunto un tasterino, 128k sulla scheda madre, scheda 80 colonne e diciamo tutti gli slot di espansione erano praticamente liberi per gestire diciamo le varie cose. Tuttavia il disk drive doveva essere gestito sempre con interfacce. Andiamo a vedere praticamente che cosa c'era. Sono circa 200 e rotte pagine, quindi faremo ragionevolmente presto. Allora, che cosa c'era? Come settare praticamente all'iniziare a lavorare con l'Apple 2. Capitolo 2, accendere praticamente la macchina nell'Apple 2. Qualche cosa da sapere in più sul disco. La storia interna, sia che cosa c'è dentro e come funziona il computer. Capitolo 5, il software. Capitolo 6, periferiche e da poterci mettere. Ora, a parte il software, qui è tutto, quando lo andremo a vedere, sono tutte brochure, perché da 75, 85, 10 pagine non è nient'altro che Declan, come al solito ha sempre fatto la Apple. Poi abbiamo il capitolo 7, le risorse, quindi qualcosina da comprare, una serie di appendici sul disco, la guida di supporto, piccoli problemi con i vari problemi, le specifiche tecniche, a noi quelle che ci interessano andremo poi a vedere, la famiglia dei font, l'Apple 2 e le estensioni sulla scheda 80 colonne, che questa volta era di serie. E poi andiamo qui all'elenco delle figure, prefazioni. Ok, interferenze da satellite. Ecco, quando si scartava l'Apple 2 versione Platinum ci si trovava di fronte a questa macchina qui, una bella tasterona estesa. Questa è solo la versione americana, quindi c'è una tastiera americana, niente switch, un bel tasterino numerico. Indubbiamente era più una macchina decisamente più da ufficio che diciamo che per l'home computing, dato che difettava sempre come multimedialità, per quanto su un ufficio incominciassero a spuntare i PC, che erano indubbiamente più potenti perché avevano 640k espandibili fino a 640k. Questo poteva arrivare fino a un mega e anche oltre con l'espansione delle schede dell'Apple Engineering. Comunque praticamente per il reset poi il tasto era stato spostato e il pulsante di accensione era stato messo di colore messo da un'altra parte. Monitorino indubbiamente più piccolo per recuperare quello, eccolo qui. Stampantina, il disk drive da 3,5 da 5,25. Come collegare, accensione, probabilmente era cambiato qua o nulla, praticamente era decisamente cambiato all'interno, perché ecco come si vede l'utente non ci aveva da mettere quasi più nulla, a parte l'interfaccia per il disk drive che era rimasta immutata. La scheda 80 colonne era già sulla scheda madre, l'espansione da 64k era già sulla scheda madre, quindi il connettore AUX rimaneva vuoto e ci sarebbe potuto, se fosse stato in America, comprare una bella scheda praticamente RAM Factor 3 da schioccare direttamente qui, e quindi sostanzialmente ci si trovava una macchina differente. Da qui si diceva da mettere praticamente nel connettore AUX. E poi cosa c'era? Finiamo un po', sì, qui c'è da mettere sullo slot 6 il disk drive da 5,25, quello sul 5 da mettere il disk drive da 3,5 eventualmente, oppure sul 6 sempre il da 5,25 e sul 7 quello da 3,5. Questo perché il BIOS era sempre lo stesso e buttava dallo slot, dalla ROM, cercava le cose sullo slot 6. Vabbè, cosa ci poteva mettere, aprire, inserire, più o meno era la stessa cosa, perché c'era sempre da mettere l'interfaccia. Indubbiamente questo manuale era fatto meglio rispetto a quella versione italiana dell'86, decisamente un po' più chiaro. Comunque, fotografie, i vari spinotti venivano spiegati, come aprire il case, come inserire, c'era già più spinotti, c'era già, cosa c'era, la presa del monitor, c'era anche quella, ce l'aveva anche l'Apple 2, quindi spinottiria mi sa che era cambiato un po' o nulla. Allora, vediamo un po', iniziare con l'Apple 2, inserire i dischi, come inserire, buttare la macchina, c'aveva il monitor quello che riprendeva quello dell'Apple 2GS, la tasterina, eccolo qua, classico. You might be missing something.
Non è che poi fosse, ecco, indubbiamente c'era una bella tastiera, come si vede qui c'era praticamente, vediamo cosa c'era, il pulsante di reset era stato spostato, messo più basso, invece era il reset era messo diverso, contro il reset era ficcato dall'altra parte di là, quindi qui questa volta era stato messo, era, è stato messo qui più avvicinato. Il tasto me la vuota si era ingrandito per era molto più piccino. Tasto option, lo shift control caps lock era diventato più piccolo, c'era il tasto option che prima non c'era, ha spuntato il tasto option, era sparito anche il tasto mela piena, c'era solo una volta, rimasto solo il mela vuota che si era ingrandito, e poi il return era diventato L invece che L rovesciata, il tasto escape era stato ripreso sul tastierino, il pulsante di accensione era messo qui invece che essere messo qua, invece che essere messo qua, pardon, e al posto di del tasto option, sparito il tasto option, al posto del tasto option praticamente sul 2 originale c'era il pulsante dell'alimentazione accesa. Ti spiegavo le funzioni dei tasti, non è che fosse cambiato poi così tanto l'Apple 2 in versione Platinum, più o meno è rimasto lo stesso. Poi c'erano due dischi esterni, quelli a 3,5 che li poteva gestire anche l'Apple 2, quello normale, ma erano più costosi da comprare, non valeva la pena stare a confondersi. Poi un po' di informazioni su come utilizzare la macchina, come funziona la macchina, qui si spiegava che c'era il microprocessore, le ROM, la memoria, qui si dava indubbiamente un po' di più informazioni, meno da bimbi delle elementari, qui già si cominciavano a vedere un po' di componenti, dove erano collocate, cosa facevano, e quindi era decisamente un manuale un pochino più ampio, già si vedeva la macchina e era un pochino più tecnico, molto superficiale, ma comunque un pochino più tecnico rispetto a quello dell'Apple 2 mio, che era veramente osceno. Il software, cosa ci possiamo mettere? Word processor, database, spreadsheet, grafica integrati, software di educazione, programmi di comunicazione, e poi cosa c'era? Programmi di contabilità, finanza casalinga, interessi speciali per quanto riguarda, diciamo, programmi legalessi, utility per copiatori, recovery, fare backup, altre cose, linguaggi, il Pascal, che insomma c'era ma costava un botto, logo, pilot, il Fortran, Cobol, e poi altri Lisp e quant'altro. Come scegliere i programmi, questo è un capitolo 5 in sommario, database, praticamente le periferiche, i monitor, diciamo a fosfori, diciamo bianco e nero, fosfori monocromatici oppure a colori, le stampanti, c'erano già qualche odore di stampante inkjet, dischi fissi, mouse, drive, joystick, questo cos'era? Un modem che insomma è come video digitalizzatori, memoria espansioni, graphic tablet, altri, per esempio un computer ad 8 bit, c'era un sacco di cose, ce l'hanno fatto per l'Apple 2, però praticamente non c'era niente, c'era possibile mettere un coprocessore, ovviamente sempre se ci si mettevano delle schede di espansione aggiuntive. Le risorse, un po' di libri, qui cominciavano a spuntare le BBS, capitolo 7, qui si davano informazioni sull'appendice, quindi si spiega un po' il sistema Apple, come risolvere un po' questi problemi, c'era un pochino qualche informazione in più, qui dal supporto, i problemi, eventuali problematiche e poco altro. Vediamo un po' cosa, quello che mi ci interessa, le specifiche, eccolo qui, 6502 a 8 bit o 1 MHz, quindi non era cambiato assolutamente nulla, 128k, 16k di ROM, okay, incluso l'Apple Soft, quindi ovviamente uguale, stesse ROM, però era stato messo 128k sulla scheda madre invece che i 64 e gli altri 64 sulla scheda AUX, quindi la scheda, lo slot AUX era sostanzialmente sfruttabile, scheda 80 colonne e poi niente di particolare. Poi il voltaggio, il peso e quant'altro. Apple 2, le differenze, ecco le differenze con la famiglia di Apple 2, c'era l'Apple 2 Plus, che ho già parlato, ci ho fatto un podcast, solitamente arrivava fino a, era stato venduto fino a 48k,
era possibile, c'è stato un periodo di tempo in cui era stato possibile acquistarlo senza language card e comprando l'Apple Soft su cassetto oppure su disk drive da 5,25. Successivamente, con l'uscita di Commodore 64, l'Apple 2 Plus montò di serie nelle ROM l'Apple Soft, quindi con l'Apple Language Card di serie. Poi fu inventato l'Apple 2, prima la versione motherboard A e poi la motherboard B, che è quella più diffusa, che aveva 64k di RAM, poteva, diciamo, 7 slot più il connettore AUX. Non ce l'aveva l'Apple 2 Plus il connettore AUX, pensavo di sì, dice che il connettore AUX ce l'aveva solo l'Euro Plus, vedi? Il connettore AUX sull'Apple 2, dove ci si metteva la scheda 80 colonne oppure scheda di espansione espandibile fino a 128k. Bastava mettere una 128k con una scheda 80 colonne della Apple Engineering. Poi c'era Apple 2, che era molto simile, Apple 2, la versione Platinum era molto simile all'Apple 2C, che praticamente ci aveva già la scheda 80 colonne come l'Apple 2C, ci aveva 128k come l'Apple 2C, solamente l'Apple 2C, diciamo, non ci aveva slot, era già tutto, praticamente c'aveva la super serie qui direttamente sulla motherboard, mentre qui lui, l'Apple 2 versione Platinum, c'aveva sempre gli slot con il connettore AUX, che quindi solitamente si poteva adoperare per espandere e potenziare la macchina, perché praticamente c'aveva già 128k. Una bella macchina, però diciamo nel 1987, quando fu rilanciata la versione Apple 2 versione Platinum, indubbiamente non c'aveva un chip audio a 3 o 4 voci, non c'aveva nemmeno praticamente un chip grafico dedicato, e come grafica e audio indubbiamente, ecco, non andava bene questo l'Apple 2 Platinum sfornato nel 1987, mentre l'Apple 2 era stato sfornato nel 1984, questo è il 1987, indubbiamente, ecco, senza un chip audio e video dedicato come c'era il Commodore 64, la multimedialità è sempre stata carente, specialmente la parte sonora. La parte grafica no, perché era buona, se ripoteva arrivare fino a 512x308 colori, cosa che il Commodore 64 se le sognava di notte. Però diciamo che indubbiamente, per quanto riguarda la parte sonora, il Commodore 64 c'aveva 4 voci, invece qui l'Apple 2 c'aveva niente, e se si provava a fare un po' di musica si trovava la macchina bloccata, perché il microprocessore era intento a suonare e non faceva altro che suonare, perché il clock era quello che era. Vediamo un po', poi c'è un glossario, io vado veloce, indice e poi niente, mi sa che siamo arrivati praticamente alla fine, non c'è praticamente nulla. Ecco, questo era il manuale dell'Apple, manuale utente dell'Apple 2E versione Platinum, che fu venduto solo in Nord America. In Italia di questo prodotto non arrivò mai. L'Apple lo sfornò nel gennaio del 1987, gli Apple 2 in Italia furono venduti fino al dicembre del 1986, poi furono tolti dal mercato, ci rimase soltanto l'Apple 2C e poi fu introdotto l'Apple 2GS. L'Apple 2 versione Platinum in Italia non fu mai venduto. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.